Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura parliamo di inquinamento, le discariche dei veleni di Bussi infatti continuano ad inquinare, questo dice una relazione dell'ARTA abruzzese che ha analizzato campioni di acqua di falda. Alfredo Primante. La mega discarica dei veleni tossici di Bussi sul Tirino continua ad inquinare, quanto emergerebbe nella relazione di ARTA Abruzzo dello scorso febbraio, inviata al Ministero dell'Ambiente, alla Direzione Rifiuti, a quella Servizi Pubblici della Regione Abruzzo, a Ispra e Solvay, attuale proprietaria dell'area industriale. La relazione resa pubblica dal Forum dell'Acqua riporta dati di campionatura delle acque di falda superficiale e profonda con prelievi eseguiti tra l'ottobre e il dicembre del 2015 nelle discariche 2A e 2B situate a monte dell'impianto industriale, nell'area della fabbrica ancora in funzione e nella discarica Tremonti a fianco al fiume Pescara. Le acque a valle della discarica 2B sono risultate essere le più contaminate tra i vari settori, dice la relazione. Nelle discariche 2A e 2B per il tetra cloroetilene si tratta di dati 160 volte superiori ai limiti di legge, così come l'esacloroetano 114 volte oltre i limiti. Nello stabilimento industriale a valle della barriera idraulica e nei pozzi spia, il cloruro di vinile, un potente cancerogeno, arriva 10 volte oltre il limite di legge e nella falda profonda a 40 volte il limite. Di rilievo anche i dati relativi ai prelievi sulla Tremonti, che è stata protetta con una palancatura per evitare percolamenti. Di cloroetilene 4.500 volte oltre la soglia ed esacloroetano 149 volte più del limite consentito. Infine, la relazione dell'ARTA raccomanda attività di messa in sicurezza e misure di prevenzione nel minor tempo possibile. E più di 10 pullman sono partiti alla volta della sede del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, con a bordo i lavoratori della Brioni che protestano per la salvaguardia del loro lavoro. Infatti sono circa 400 gli operai che rischiano di andare a casa per la chiusura, ricordiamo, dello stabilimento Vestino, decisa dalla multinazionale francese dell'alta moda Kering. L'incontro tra i vertici della società, l'assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, i rappresentanti sindacali e il governo si è tenuto al Mise. Noi ci colleghiamo in diretta telefonica con Roma e con Leonardo D'Addazio, segretario della FEMCA CISL Abruzzo. Segretario, buongiorno. 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 Quali sviluppi dall'incontro che sappiamo si è concluso? Sì, si è concluso mezz'ora fa. Innanzitutto le persone che abbiamo portato sono 700 e gli autobus 13, quindi una grossa partecipazione. Inizialmente la riunione non era iniziata nel miglior modo possibile, però dopo, grazie all'intermediazione anche alle richieste delle organizzazioni sindacali, ma soprattutto grazie all'intermediazione del Ministero, diciamo che l'azienda ha cambiato un po' il suo punto di vista, perché non si spostava, non si schiodeava dalla situazione precedente di cui avevamo parlato in regione, ma dopo un colloquio a porte chiuse con il Ministero si è rientrati parlando di piano industriale, che dovremo discuterlo il 22 marzo alle 14.30, ci sarà quindi un nuovo incontro al Mise. Quindi con la presenza anche dell'amministrazione. Sì, dopo un inizio del genere, sinceramente non ci aspettavamo un finale del genere. Il finale, diciamo che è stato positivo, e siccome oggi mancava l'amministratore delegato, sappiamo già da fonti sicure che il 22 marzo ci sarà anche l'amministratore delegato di Brioni, il dottor Gianluca Flore. Quindi la cosa positiva è che cominciamo a parlare di piano industriale prima di parlare di esuberi. Vediamo che cosa ci diranno, anche perché al Ministero dello Sviluppo Economico si parla di questo e non si parla di licenziamenti. Il Ministero adatto per parlare di licenziamenti è il Ministero del Lavoro, invece noi eravamo al Ministero dello Sviluppo Economico, quindi è un aspetto positivo. E ringrazio di nuovo il funzionario del Ministero. Bene, grazie, grazie segretario, buona giornata, grazie per questo intervento con noi in diretta. Grazie a lei e ringrazio tutti i dipendenti che sono venuti sotto il Ministero a manifestare.
Si è tenuto ieri pomeriggio invece all'Aurum di Pescara l'atteso incontro tra i vertici della compagnia di volo Ryanair e la regione Abruzzo, un incontro che si è concluso con la disponibilità del vettore a restare nello scalo abruzzese solo in caso di eliminazione da parte del governo dell'aumento della tassazione municipale introdotta a gennaio. A Roma il prossimo 7 aprile ci sarà l'incontro tra il governatore D'Alfonso, i vertici della Ryanair e il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Graziano Del Rio, il servizio di Francesca Romana Testi. L'incontro era focalizzato sulla trattativa da portare avanti tra Regione Abruzzo e Ryanair, con l'obiettivo di mantenere all'aeroporto di Pescara tutte le tratte guadagnate fino ad oggi. E ieri pomeriggio all'Aurum Luciano D'Alfonso e tutte le rappresentanze del caso hanno potuto stringere la mano e sedersi allo stesso tavolo di David O'Brien, direttore commerciale della compagnia Low Cost. Al suo arrivo la prima dichiarazione è stata fulminante e perentoria. Ryanair ha tutte le intenzioni di restare a Pescara, ma la nostra compagnia non è più disposta a sovvenzionare il fondo di sussidio destinato dall'Italia. Il riferimento è alla tassa urbana introdotta dal governo Renzi a gennaio, quella che ha causato la decisione di tagliare molte delle rotte oggi in funzione dall'aeroporto di Pescara. La riunione si conclude in un'ora e al termine il governatore D'Alfonso annuncia l'incontro a Roma con il ministro ai trasporti Graziano Del Rio, fissato per il 7 aprile, perché sarà il governo a dover intervenire per salvare la situazione. Questa è una competenza del Ministero e del Ministro. Noi utilizzeremo argomenti, numeri, elementi oggettivi per fare in modo che si accendano luci adeguate a che il Ministro e il Ministero considerino con atteggiamento nuovo la questione della tassazione. Qual è il ruolo che noi abbiamo? Come Regione e come Regioni, assieme al dottor O'Brien e ai suoi collaboratori e colleghi, spiegheremo al Ministro e al Ministero le ragioni per cui vale la pena rivedere, riconsiderare e ripensare. La decisione è di stretta competenza del Ministro. Se mi si chiede che cosa penso dell'incontro, io ho fiducia, però la decisione è del Ministro. All'incontro tra i vertici era presente anche il consigliere regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri, che ha richiesto di presenziare per ascoltare direttamente le intenzioni di Ryanair e al termine dell'incontro ha dichiarato: se c'è oggi Ryanair così forte in Abruzzo che produce questi passeggeri lo si deve alle politiche del centrodestra. Abbiamo fatto un consiglio regionale in cui abbiamo richiesto questo incontro. Faccio presente che all'inizio le prime dichiarazioni dell'attuale maggioranza erano state molto più leggere sul tema, ovvero troveremo altri vettori. Mi pare che oggi invece siamo calibrati sulla soluzione vera, ovvero Ryanair deve restare, punto e basta. Ryanair è stata molto chiara, la tassa di Renzi messa sui trasporti aeroportuali deve andare via. La Valle Peligna sia area di crisi, lo chiede l'ex sindaco di Raiano, questa è l'opinione del vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli, intervistato da Daniela Rosone. Riconoscere l'area di crisi alla zona della Valle Peligna è quanto chiede l'ex sindaco di Raiano ed ex consigliere provinciale Ennio Mastrangioli, che bacchetta la politica sulla questione dell'area di crisi complessa. Per Mastrangioli c'è stata una grande incapacità della classe dirigente. Ascoltiamo a tal proposito l'opinione dell'onorevole Giovanni Lolli, vicepresidente della giunta regionale. Adesso sta per uscire il regolamento nazionale, che io già conosco. Il regolamento nazionale stabilisce che in Abruzzo funziona così: lo Stato individua i sistemi locali del lavoro che possono essere da parte della regione scelte come aree di crisi. Certamente la Valle Peligna, insomma, non è neanche a dirlo, ci sarà, come ci saranno altri territori abruzzesi, e lì può operare lo strumento, diciamo, da 1,5 milioni di euro in su come investimento. E poi però noi abbiamo bisogno anche di dare credito. Io adesso alle 5 devo andare a una riunione che si tiene da me con tutte le forze sociali aquilane. Stiamo vedendo lo strumento, due strumenti, uno generale di accesso al credito, cioè soldi sempre al 4% che diano garanzie alle banche, che accettino quindi le richieste delle piccole imprese che oggi, voi sapete, sono strangolate in questo territorio come altrove. E l'altro è un intervento specifico di rientro in centro storico da parte delle attività. Cambiamo argomento, le fiamme gialle di Pescara hanno scoperto una truffa ai danni di 142 imprenditori, una intermediatrice finanziaria di Pescara prometteva finanziamenti esteri a fondo perduto inesistenti.
Avrebbe proposto prestiti per oltre 300 milioni di euro provenienti da fantomatici fondi esteri, truffando 142 clienti. Le fiamme gialle del nucleo della Polizia Tributaria di Pescara, coordinate dal PM della Procura di Pescara Barbara Del Bono, hanno posto agli arresti domiciliari il titolare di uno studio di consulenza finanziaria di Pescara, indagato per truffa aggravata. Le indagini eseguite hanno fatto emergere una consistente ed articolata truffa nei confronti di centinaia di persone di Marche, Molise, Lazio, Toscana, Campania, Calabria, Puglia e Piemonte, oltre a Lombardia e Veneto, quasi tutti titolari di attività commerciali in stato di forte difficoltà finanziaria, che si erano rivolti allo studio di consulenza al fine di ottenere finanziamenti esteri a fondo perduto. Per carpire la fiducia dei clienti, la professionista, con l'aiuto di altri soggetti, aveva formato un'articolata struttura di facciata, tanto da apparire come amministratrice di una solida ed affidabile società di intermediazione finanziaria, capace di gestire rapporti con organismi creditizi esteri. Una volta agganciati gli ignari clienti, faceva sottoscrivere contratti redatti in lingua inglese con fantomatici istituti esteri con condizioni contrattuali vantaggiose, poi chiedeva il versamento di acconti fino al 4% dell'importo del finanziamento promesso. Dagli accertamenti bancari e dalle analisi dei flussi finanziari, le fiamme gialle hanno ricostruito truffe ai danni di 142 imprenditori per un totale di finanziamenti esteri promessi per oltre 300 milioni di euro, da cui la professionista avrebbe ricavato un profitto di circa 330 mila euro. Cambiamo nuovamente argomento. Alla via il bando dell'amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi per la riqualificazione del territorio e l'acquisizione dell'arena Quattro Palme. La spesa prevista è di oltre 4 milioni di euro ed è compresa nella proposta di project financing presentata al comune da Dimensione Solare. Il servizio. Sindaco, da questo progetto quali saranno i vantaggi per il comune? Beh, questo, ripeto, è un project financing importante. Per la prima volta questa città ha ricevuto un'offerta importante, un'altra fu ricevuta 7-8 anni fa per il mercato coperto e poi non andò a buon fine, da una società seria. È un progetto che porta alla riqualificazione di tutta la parte centrale della città di Roseto, all'acquisizione dell'Arena Quattro Palme, la sua messa a norma. Il nostro sogno nel cassetto è rigiocare il torneo Lido delle Rose nell'Arena Quattro Palme. Ci sarà anche la sistemazione del lungomare Celommi nella parte ovest, le aiuole che non è stato completato il progetto, e anche via Marina, via Marco Aurelio a sud di via Cristoforo Colombo, dove stiamo per intervenire, verrà sistemato anche tutta quella parte a sud, e quindi anche l'acquisizione dell'area di risulta delle Ferrovie dello Stato nella zona centrale, dove ci saranno altri parcheggi. Dopo tutto le gare andate deserte, abbiamo pensato di proporre questo progetto per ridare ai cittadini quello che forse è il simbolo di Roseto, sia per ragioni sportive che per ragioni affettive. Il progetto che abbiamo presentato qui a Roseto sarà il primo esempio di mobilità sostenibile e di progetti innovativi che verranno calati sulla cittadinanza di Roseto. Il progetto in particolare prevede appunto sistemi di mobilità intelligente, gestione e riqualificazione e monitoraggio della qualità dell'aria, tende ad abbattere le emissioni degli inquinanti all'interno dell'aria, erogare servizi innovativi ai cittadini che avranno anche un'app per avere il pagamento facilitato del parcheggio, trovare più facilmente il parcheggio e avere tutte queste informazioni in real time. Da ottobre l'aeroporto internazionale d'Abruzzo ripristinerà il collegamento con Torino. A dare la notizia è stato il presidente di Saga, Nicola Mattoscio. Sarà la società romena Blue Air a garantire 3 voli settimanali. Il servizio. Con grande soddisfazione annunciamo questa nuova iniziativa che da tempo veniva sollecitata da diversi operatori economici. Per la nuova opportunità la Saga è grata a Blue Air per la sua attenzione verso lo scalo abruzzese. Sono le parole del presidente dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo, Nicola Mattoscio, che annuncia il nuovo volo Torino-Pescara che verrà introdotto dal prossimo ottobre. Il collegamento viene offerto con biglietti a partire da 19,99 euro a tratta, tasse incluse, incluso anche bagaglio fino a 10 kg, e sarà possibile effettuare il check-in online o in aeroporto gratuitamente. Un'esigenza dedicata al mercato business, spiega il presidente Saga, e la compagnia romena, con base a Torino, nata
11 anni fa, ha risposto positivamente alla richiesta dell'Abruzzo, aggiungendo la destinazione alle altre 69 attualmente già attive. Una flotta di 737 Boeing, saranno 3 i voli settimanali, lunedì, mercoledì e venerdì. Un'esigenza mossa da interessi economici come quelli della Sevel, che attualmente vede l'utilizzo di Executive Jet per i suoi manager, ma a muoversi negli ultimi mesi sono stati anche tanti utenti che mediante una pagina social hanno richiesto il ripristino con Torino, precedentemente collegato dalla società Air Valais, che secondo gli utenti non ha espresso al meglio le potenzialità del collegamento a causa di costi molto alti. E si intitola La città che parla, il progetto messo in campo dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Pescara, che grazie ad un'applicazione aprirà le porte virtuali di 10 monumenti della città e quindi porte virtuali aperte alla cultura. Si chiama La città che parla, in realtà è un'iniziativa volta a introdurre quelle che sono le applicazioni multimediali alla cultura e anche alle bellezze della città. Per questo la Presidenza del Comune di Pescara ha voluto organizzare una conferenza, ma soprattutto presentare il progetto. Come si svolgerà? È un progetto che prevede 10 mattonelle per i 10 monumenti più importanti di Pescara, con la speranza di poter ampliarne anche nel numero. Sono 10 porte mediatiche, multimediali, che ci permettono di entrare in questi monumenti con gli strumenti di oggi, cioè con la possibilità di, con un telefonino, di avvicinarsi al QR code e poter vedere insomma quello di cui si tratta per quel monumento. Quindi andiamo da Casa d'Annunzio, al Museo Cascella, al Circolo Laternino, al Ponte del Mare, al Comune di Pescara, al Conservatorio, insomma tantissimi monumenti a cui si aggiungono anche le due chiese principali della città, che sono la Basilica della Madonna dei Sottodolori e la Cattedrale di San Cetteo. È un mezzo per riscoprire la cultura cittadina, la città che parla, perché è l'istituzione che si avvicina ai cittadini e ne parla come se fosse un maestro elementare, per spiegare in maniera semplice, con toni pacati, quello che rappresenta un po' Pescara e la sua storia. Ma è anche uno strumento che potrebbe migliorare in futuro con l'aiuto di commercianti e dei servizi della città, che potrebbero utilizzare questi strumenti magari con il mezzo della sponsorizzazione, ci potrebbero consentire di ampliare la rete. Si svolgerà a Montesilvano il 17 e 18 marzo il quindicesimo congresso dell'AICRE, l'Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. L'AICRE è la più grande organizzazione di enti locali e regionali, con più di 100.000 enti associati. L'associazione italiana, con sede a Roma, rappresenta in modo unitario le regioni, le province e i comuni a livello europeo. Quest'anno l'Abruzzo ospiterà la 15ª Assemblea Congressuale Nazionale, una a due giorni che si svolgerà a Montesilvano, un'occasione per comprendere quelle che sono le attività dell'AICRE e per rinsaldare i rapporti di confronto tra l'Europa e i cittadini, soprattutto in un momento storico in cui i confini europei sono messi sotto la lente di ingrandimento per i flussi migratori. Un rapporto che è venuto a mancare, perché si è sempre parlato di Europa economica e non di Europa che guarda e va verso i bisogni reali e quindi la partecipazione diretta del cittadino a ciò che accade nella nostra comunità europea. E quindi domani si parlerà, anche attraverso dibattiti che si terranno nel pomeriggio con la presenza di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, ed altri importanti relatori, si parlerà anche di economia circolare. Tutto ciò che si deve fare deve essere fatta all'insegna del riciclo, quindi non dello spreco. Quindi una cosa che viene organizzata, che viene prodotta, deve avere già in sé la finalità che può essere riutilizzata. Si dibatterà in mattinata anche di ciò che sta accadendo intorno al fenomeno migratorio, quindi tutte le politiche che l'Europa sta mettendo in campo. Ecco, tutto questo in questi due giorni, partecipata da tanti sindaci della nostra regione, da tanti delegati che verranno da tutte le regioni d'Italia, ma soprattutto anche da sindaci che verranno da regioni limitrofe, vicine e lontane, proprio per attivare, proprio per far sviluppare un dibattito interessante. E da Canzano, nel territorio teramano, è partita un'iniziativa di solidarietà per la realizzazione di un calendario con lo scopo di raccogliere fondi contro la fibrosi cistica.
La collettività di Canzano, ancora una volta, si è resa protagonista di un gesto di attenzione e solidarietà verso i malati di fibrosi cistica. I giovani dell'associazione canzanese Don't Stop Me Now hanno consegnato al responsabile del centro, il dottor Paolo Moretti, il ricavato della vendita dei calendari realizzati in collaborazione con gli alunni e i docenti dell'Istituto Comprensivo Margherita Hack di Castellalto nell'ambito della terza annualità del progetto solidale Lavorando un Sogno. I ragazzi sono stati subito entusiasti di prendere parte al progetto, le famiglie si sono dimostrate disponibili a concedere la loro autorizzazione e poi hanno acquistato il calendario e hanno contribuito così alla raccolta dei fondi. E si è deciso di devolvere quanto raccolto a un progetto di ricerca molto importante che riguarda il trapianto di polmone. È un tentativo di utilizzare polmoni che in altre situazioni venivano non utilizzati. Significa che c'è un medico, un ricercatore in Lombardia che ha messo in piedi un'apparecchiatura che è in grado di tenere in vita i polmoni per circa 24 ore, quindi permettendo di pulirli e quindi renderli disponibili per un trapianto, polmoni che altrimenti andrebbero persi. Ulteriore donazione al centro è stato lo spirometro, strumento indispensabile per misurare la funzionalità respiratoria dei piccoli pazienti. Anche in questo caso la sfida solidale è partita da Canzano. L'assegno ha un importo di 1.530 euro. Ringrazio logicamente tutte le persone che hanno acquistato il calendario, che hanno dimostrato infinita sensibilità e bontà verso questo progetto. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Soleiman Diamouten è ufficialmente un giocatore del Pescara, il difensore maliano ha firmato il contratto e indosserà la maglia numero 25. Per lui è un ritorno, avendo indossato la casacca biancazzurra già nella stagione in Serie B 2010-2011 con Eusebio Di Francesco in panchina. Intanto ieri l'allenatore Massimo Oddo è tornato a parlare della crisi del Pescara assumendosi le responsabilità di questo momento, ma parlando anche di squadra viva. Andrea Costantini. Altri due centrali diffidati. E quindi per pararci un po', come si suol dire, secondo me potremmo anche pensare di tesserarlo e poi se ci sarà bisogno abbiamo un uomo in più. I ragazzi che sono in questo momento in primavera, che stanno facendo tra l'altro benissimo, gli faccio i complimenti, stanno facendo molto molto bene in primavera, stanno crescendo, ma in quei ruoli secondo me fisicamente non sono ancora pronti. Magari sono anche più bravi dei nostri tatticamente, ma fisicamente non sono pronti. Insomma, un conto è giocare con la primavera, un conto è giocare con la prima squadra. Quindi questa è una valutazione mia che ritengo tale. Io vedo una squadra viva, vedo una squadra che gioca, continua a giocare, vedo una squadra che non è vero quello che si dice, che adesso ci studiano e trovano rimedi, perché questa squadra crea comunque sempre. Rispetto a un po' di tempo fa, magari ci servono 4 palle gol per farne uno, magari un po' di tempo fa ce ne capitavano in tutte le palle gol, magari erano un po' più concreti, ma è un momento così, è un momento che ci sta, un momento normale che passa per tutti. Siamo un po' meno attenti nella fase difensiva. Per fase difensiva intendo errori individuali, i problemi ovviamente ci sono e vanno affrontati e vanno risolti lavorando sul campo. Le responsabilità sono tutte esclusivamente mie. Lasciate stare i ragazzi, lasciate stare i fisioterapisti, lasciate stare i preparatori, perché sono problemi che non esistono. La squadra sta bene e corre fino al 90esimo, lo dimostra ogni domenica. Qualcuno che ha detto che ha sentito che nello spogliatoio sarebbe stata una rissa fra me, Cocco e Mimusciai, io non ho mai fatto a botte in vita mia con nessuno, figuriamoci se lo faccio con i miei giocatori, quindi ci mancherebbe. Il problema spogliatoio non esiste assolutamente, ma zero proprio. Mi sento di dire che Mazzotto è uno dei terzini sinistri più forti della Serie B in assoluto, non stava bene, non era pronto, ha dovuto giocare a tutti i costi, non c'erano alternative, non c'erano sostituti. Si è messo a disposizione nonostante le sue condizioni non fossero precarie, e quindi è solo una nota di merito per il ragazzo che comunque ci ha messo tutto.
Ed è una Virtus Lanciano quasi al completo, quella che sta preparando la partita di sabato prossimo al Biondi contro il Cesena. Maragliulo dovrà fare a meno di Boldor e King, ma riavrà a disposizione il terzino Salviato. Scalpita anche il centrocampista Manuel Giandonato, originario di Casoli, che ha scelto la sua terra per rilanciarsi. Sono venuto qui perché eravamo, diciamo, io e Lanciano nella stessa situazione. Io mi dovevo rilanciare e Lanciano doveva rilanciarsi, quindi ci stiamo riuscendo entrambi e vogliamo assolutamente continuare così, con l'aiuto dei compagni, del mister e della società. La sento ancora di più questa esperienza, perché ovviamente mi sento a casa. Quindi mi sento ancora più responsabilità addosso. Poi il fatto di essere carico e di prendermi le responsabilità e avere una grossa personalità, quello l'ho sempre avuto, però magari qui riesco a mettere ancora quel qualcosa in più. Ma diciamo che il mio posto ideale sarebbe in un centrocampo a tre davanti alla difesa. Però non nascondo che mi sono adattato anche gli altri anni sia da mezzala sia a due, ho fatto addirittura anche il trequartista, però ripeto, il mio ruolo congeniale sarebbe davanti la difesa. E all'esterno sembrava più che altro tragica per i punti in classifica, però poi appena arrivato qui comunque avevo parlato con alcuni compagni già per telefono, mi avevano rassicurato proprio tranquillamente. Però una volta arrivato qui ho visto uno spogliatoio proprio che aveva voglia di lottare per raggiungere questa salvezza. Cioè, non c'è mai stato un minimo di dubbio sul poter raggiungere la salvezza, come non abbiamo ancora adesso, non l'abbiamo raggiunta. Però sappiamo che continuando a lavorare così possiamo assolutamente arrivarci. Beh, io devo dire che il mister ci trasmette una grandissima voglia di lavorare, ma una grandissima, ogni giorno, quotidianamente, non solo al sabato, e poi ci trasmette anche una grande serenità e una grande consapevolezza dei nostri mezzi, che penso sia quello di cui avevamo bisogno nel momento in cui ci trovavamo, perché la classifica era deficitaria e dovevamo solo cercare la tranquillità migliore per esprimerci, perché penso che le qualità dei giocatori sono indubbie. Scendiamo in Lega Pro. Aver la fiducia di allenatore e compagni è fondamentale, parla così l'attaccante del Teramo Mirko Petrella, che punta la doppia cifra di marcature e che potrebbe ritrovare una maglia da titolare sabato ad Arezzo. Il servizio. Le difficoltà ci sono state da inizio stagione, adesso è arrivato il momento dove non si riesce a buttarla dentro, però quando prendi un palo, una traversa, un gol annullato, un salvataggio sulla linea, non so che dirti, guarda, purtroppo ci sono dei momenti così che ci portiamo avanti tutta la stagione e dobbiamo voltare pagina per ripartire. Diciamo che sicuramente qualcosa dentro di me è cambiata, perché quando le cose ti riescono meglio, sicuramente anche tu riesci a dare qualcosa di più alla squadra. Quindi sei più in fiducia, senti la fiducia dei compagni e del mister, che sono fondamentali in questo sport. Senza la fiducia non si arriva a fare buoni risultati. Ed è questa anche la cosa più importante che mi ha portato a fare un campionato comunque discreto. Quello, diciamo, è l'obiettivo un pochino di ogni attaccante, la doppia cifra. È chiaro che più gol si fanno e meglio è. Adesso non sto pensando a 10, 9, 11, 12. Io cerco sempre di fare il meglio per la squadra. Arezzo è un'altra grandissima trasferta. Secondo me delle ultime partite che ci rimangono è la partita più difficile e quindi bisogna prepararla nel modo migliore. Veniamo da un periodo comunque positivo, tranne la partita con la Lupa, per il resto tutte buone prestazioni e abbiamo portato a casa troppo poco. Adesso serve la svolta che cerchiamo da inizio stagione, che però non riesce ad arrivare. L'estremo difensore aquilano Scotti parla del momento delicato della squadra in vista del match con il Pisa. Gianmarco Menga. Cercasi equilibrio e serenità. L'Aquila si avvicina alla sfida di sabato contro il Pisa con l'intento di scacciare via la paura della retrocessione. La sconfitta di Sant'Arcangelo ha rigettato i rossoblu in piena zona play-out, nonostante i 7 punti in classifica riconsegnati la scorsa settimana dalla Corte federale. A partire da sabato contro il Pisa di Gattuso, gli aquilani sono attesi da un trittico decisivo. A cavallo di Pasqua l'Aquila affronterà il Teramo fuori casa, quindi al rientro dalle festività la Maceratese, che nell'ultimo turno ha colpito e affondato la capolista Spal, vincendo a sorpresa per 4 reti a 1.
Nonostante le difficoltà sul cammino verso la salvezza, diffonde ottimismo il portiere Francesco Scotti, arrivato nel mercato di gennaio ma diventato in poco tempo uno dei leader della squadra. La squadra è viva, la squadra c'è, il gruppo ci crede fortemente, ora non sono queste due sconfitte che ci devono far abbattere né esaltarci per una vittoria, quindi noi dobbiamo essere concentrati, preparare bene le prossime 8 partite e poi i conti si tirano alla fine. Ecco, la prima di queste 8 è proprio il Pisa, lanciatissima anche magari per mettere un po' di fiato sul collo alla SPAL, non è proprio l'avversario ideale in questo momento. Ma diciamo che forse potrebbe diventare l'avversario ideale se l'Aquila affronta con la mentalità giusta e la voglia di riscatto di queste due sconfitte, penso che potrebbe essere la giornata ideale per calmare insomma le chiacchiere che ci sono di eventuali retrocessioni. Sul fronte formazione, intanto, da giorni si parla di un possibile cambio di modulo con il passaggio dal 3-4-3 al 3-5-2. Questo sistema di gioco consentirebbe al tecnico Perrone di rimpolpare la mediana con uno tra De Francesco e Boulevardi. In difesa sta bene Emanuele Pesoli. Perrone spera quindi di proporre contro il Pisa la difesa titolare con il rientrante Maccarrone ed uno tra Piva, che potrebbe giocare anche come quinto di centrocampo, e Cosentini. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6, l'appuntamento con l'informazione, ricordo, torna questa sera puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.